Milano sereno, in condizioni consone ad una persona che pur nella consapevolezza di aver subito una sentenza ingiusta affronterà il futuro con la tranquillità di chi sa di essere innocente. Padre Graziano, dopo la condanna a 27 anni di carcere per l'omicidio di Guerrina Piscaglia e l'occultamento del suo cadavere inflitta dalla Corte d'Assise di Arezzo, è tornato nel convento dell'Ordine Premostratense a Roma agli arresti domiciliari. Una pesante pena per il frate, che però non ha in alcun modo incrinato il rapporto di totale fiducia nei confronti del proprio collegio difensivo. Altresì consolidato questa fiducia attraverso iniziative da lui prese il giorno successivo, inviandomi un messaggio in particolare con il quale cercava di far coraggio a me. Intanto al momento non sarebbero stati presi provvedimenti all'interno dell'Ordine dei Premostratensi, ordine di cui fa parte il frate congolese. Posso dire che ieri mattina padre Graziano ha celebrato messa in convento. Ciò a significare che evidentemente la comunità alla quale appartiene crede a quello che lui ha affermato, cioè di essere innocente. Dopo la sentenza era arrivata una dura nota da parte della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, nella quale il vescovo Fontana sottolineava l'inadeguatezza del frate. Probabilmente il vescovo ha dimenticato quello che lui aveva dichiarato in dibattimento, e cioè che contrariamente alla descrizione di prete inadeguato, aveva dichiarato che era ben voluto dalla gente, accettato dalla comunità, e tanto è vero che non esiste nessun provvedimento che sia stato emesso da quella autorità affinché padre Graziano si allontanasse. Ecco, ci sono state delle manifestazioni di vicinanza a padre Graziano dopo questa pesante condanna? Ce ne sono state di importantissime, che credo saranno rese note quanto prima.